Eccoci qua. Buonasera a tutti e grazie di essere qui con noi. Mi presento perché può capitare che ancora non ci conosciamo con tutti. Io sono Mirko Dormentoni, presidente del quartiere 4 del Comune di Firenze, e siamo qui a presentarvi, ma penso che molti ormai l'abbiano vista o comunque conoscano sia le opere che l'artista di cui parliamo, cioè Filippo Zoi. Grazie quindi anzitutto a Filippo perché ha accettato una mia proposta. Devo dire che da questo punto di vista mi devo intestare la paternalità dell'idea, perché negli ultimi anni e negli ultimi mesi, forse ancora di più, sempre più intensamente, grazie anche ai WhatsApp di Filippo che mi teneva sempre aggiornato sui suoi disegni, soprattutto riguardanti le streghe, ma anche un po' sui giochi di Villa Vogel, e allora ha detto: via, rinasce Firenze, mettiamoci questo Covid il più possibile alle spalle e ripartiamo anche con i bellissimi disegni di Filippo nel parco di Villa Vogel, e poi nelle prossime due settimane nella sala di attesa di Villa Vogel. Quindi chi avrà modo di passare da noi il martedì, il mercoledì e il giovedì, potete diffondere la voce, in orario purtroppo soltanto di ufficio, perché dobbiamo stare alla presenza dei nostri custodi, del nostro personale. Quindi il martedì e il giovedì dalla mattina al pomeriggio e il mercoledì mattina la mostra che voi vedete qui sarà presente a Villa Vogel fino al 9 luglio. E insomma, per noi è una bella occasione perché Filippo è un ragazzo di questo quartiere, è un artista di questo quartiere, perché i suoi disegni, insomma, sono davvero molto belli, molto significativi, molto espressivi. Ormai sono andati anche in giro per l'Italia, non è la prima volta che c'è un'esposizione di disegni di Filippo, però per noi questa è un'occasione molto gradita, molto importante, perché appunto Filippo è cresciuto qui nel nostro quartiere, e questi disegni in gran parte rappresentano giardini del nostro quartiere, a partire da questo nostro parco di Villa Vogel, scusate, ma cioè abbiamo i due parchi su cui per noi è davvero una cosa bella e significativa, e spero che li possiate apprezzare, sicuramente, anzi li apprezzerete. E fra l'altro con Enrico Zoi, Filippo ha realizzato questi libri, a questo punto sono già due, Favole per Irene e Lo Zampacchione Giallo e altre storie, e quindi avete anche l'occasione eventualmente di portarvelo a casa. Sono anche libri molto belli, molto con la fantasia, la creatività e la bellezza dei disegni, credo che comunichino davvero delle emozioni, e quindi noi siamo felici perché poi c'è una comunità qui dentro che credo sia anche oggi presente in questa piccola inaugurazione, presentazione, di persone, di amici, di ragazze e ragazzi, di donne e di uomini, di associazioni, dell'istituzione quartiere che cerca di essere sempre l'anello di raccordo, la parte più vicina, più diretta all'ascolto e alla comprensione e alla coprogettazione con i cittadini e con le associazioni del territorio. E Filippo in questo, nelle sue attività, Circolo Arcisolotto, che è, come dire, uno dei motori della nostra comunità locale, dove Filippo presta servizio, insomma qui c'è tanto. Ora non sto io a fare l'elenco di tutti i soggetti perché non sarei in grado di farlo in modo completo, però voglio ringraziare di cuore davvero tutti quelli che sono qui con noi stasera. Ringrazio di nuovo Filippo, Enrico, Raffaella e tutti gli amici, e diffondiamo la voce perché queste opere sono davvero belle e io credo che avranno anche un futuro, senza contare che Filippo continuerà a produrre, quindi non avremo problemi di ulteriori e nuove
produzioni da conoscere e da mostrare. Però insomma diffondiamo la voce di questa presenza nelle prossime 2 settimane e poi continuiamo a ritrovarci in questo modo, perché poi abbiamo anche bisogno di, appunto, di ritrovarci in presenza, in abbracci, per quello che è possibile fare in questa situazione, mascherati, ma insomma qualcosa si può fare per tornare a essere vicini anche fisicamente e concretamente. E sicuramente l'arte di Filippo in questo caso è uno strumento forte che ci fa stare vicini e che ci può, come dire, rafforzare nelle nostre capacità di fare comunità. Fra l'altro, gli spazi pubblici, e qui mi fermo se no la faccio troppo lunga, gli spazi pubblici io credo che saranno sempre di più lo strumento delle nostre comunità locali. Il nostro verde pubblico, i nostri parchi, i nostri giardini devono essere sempre più il luogo dove ci ritroviamo, fuori da quegli schermi dei cellulari e dei computer su cui purtroppo impieghiamo fin troppo tempo, e fuori dalla casa dove siamo stati costretti a stare negli ultimi mesi. I nostri spazi pubblici li dobbiamo conquistare appieno, vivendoli in tutte le ore, in tutte le stagioni possibili. Quindi un'occasione come questa penso sia un bel viatico per ricominciare a fare questo. Io ringrazio ancora e darei la parola a Filippo, Enrico, chi viene? Tutti e due, venite qui. Io, Filippo Pippo Zoi. Ora posso parlare? Io sono un bravo artista, ho fatto tanti disegni, fumetti di fantasia, poi ho fatto la fantasia per distinguerla con la realtà, ho fatto il primo fumetto, quello di Pinocchio, il secondo Assalto alla Terra, il terzo Godzilla, il quarto King Kong, il quinto Scialla, poi il sesto fumetto di quello di Free Willy, poi un fumetto fatto a Route Nazionale agli Scout, quello su Peter Pan. Ora il settimo fumetto che sto facendo è quello delle streghe, ho finito di colorare il secondo passaggio, già iniziato il terzo passaggio, già a ripassarci con intorni, dove ci ho messo un po' di streghe di mia fantasia, tra, poi siamo il piccolo posto, la fiabe che ho letto, tra Cenerentola, Biancaneve, la Bella Addormentata, Hansel e Gretel, e anche la Bella e la Bestia, anche la maestra elementare mi ha costretto a farmi mangiare la banana che a me non piace. E poi quello ormai sappiamo. Che il settimo fumetto è prima un po' di anni fa con la mamma nelle estati passate, nel 2013 delle streghe, ho letto il libro e ho scritto il riassunto. Ho fatto tutti questi disegni ispirati ai giardini, ai parchi, tra l'Argingrosso, il Boschetto, le Cascine, l'Acciaioli e anche Villa Vogel. Bravo Pippo! E poi ho fatto anche il disegno del nostro terreno, quello dell'Argentario, tra quello della Laguna di Orbetello, il mare, la nostra stanza, il bosco, la cucina, e poi ho fatto anche quello del disegno, poi ho fatto anche il bosco, la cucina, le scale dell'orlotto, quello della mamma quando io d'estate lì a rilassarmi in vacanza, la Madonnina dove vado io a pregare per i vivi e per i morti, che sono in camera mia tutti e due. Bene, hai detto tutto? Sì. Sei soddisfatto? Sì. Bravo, Pippo. Ho fatto anche i fumetti scolastici come a Christmas Carol, quando andavo a studenti, poi anche i Promessi Sposi, la Divina Commedia, Inferno, Purgatorio e Paradiso, e Ratatouille mi è servito all'esame. Anche all'esame. Vai. Hai parlato. Sei contento? Un giorno a casa sua io ne ho visti una parte, Una parte minoritaria, ne ho visti quel giorno un paio d'ore di visualizzazione. Sì, no, sì, una parte minoritaria, sì, direi di sì. Però sì. belli. Sì. Enrico. Però sei stato uno dei pochi che ha visto i cancelli. Perché anche quella. No, Enrico, che deve dire? È anche uno dei pochi, non ho detto l'unico, insomma, noi l'abbiamo visto. No, io non devo aggiungere nient'altro di particolare, altro che ringraziare Mirko per l'idea che ha avuto e che noi abbiamo subito colto, anche perché l'ha detta prima Filippo che a noi, quindi era un po' difficile tornare indietro, ma di questo ha fatto molto bene, perché è stato uno sprone. No, ma va bene, basta non farlo più. Scherzo.
scherzo. No, va benissimo, è stato molto bello anche questa accelerata, perché 10 giorni fa non era ancora fissato niente, adesso siamo qui, quindi è stata una corsettina, ma molto, molto divertente. Quindi grazie, a parte le battute, per l'ospitalità, per l'idea e per la bellezza. Poi vedo che si è messo d'accordo anche con il meteo per avere il clima quasi ideale, quindi bene così. E grazie a voi che siete venuti qui numerosi e ci avete abbracciati in questo nostro percorso. E basta, a questo punto continuate pure la visione, siamo qui e grazie di essere stati con noi. Grazie.